poi arriviamo a Atlantis, l'impero perduto. Io capisco che magari fare un classico film unico su Atlantis è difficile, perché c'è veramente parecchia roba che si poteva fare, ma questo classico ha una trama veramente velocissima. C'è all'inizio che intro geniale, che è alla Matrix, appena conosci tutti i personaggi, i loro difetti, tutte le loro perversioni, c'è il dinamitardo, il nerd che si zoom agli occhi, appena capisci tutto di loro c'è una scena così che fa da ponte, dopo che appunto sono entrati molto gentilmente all'Atlantis, dove c'è Milo che va con la principessa a scoprire il segreto, era quello che cercavano, torna su e c'è già il plot twist, ci sono già tutti i personaggi che si mostrano per quello che sono, però Milo gli rompe tanto il cazzo che alla fine si convincono e stanno dalla parte di Milo, e tu dici ma perché? Ma un attimo, e già avevo conosciuto i personaggi e poi già mi fai un twistone così. E poi era interessante anche come poi il boss, che era quello rimasto più cattivo, si è poi trasformato in cyborg, ma niente, viene sconfitto quasi subito, giusto di vedere la sua faccia un po' particolare, un po' robotica, ma niente. E poi arriviamo a Lilo e Stitch. Ma perché? Dopo un periodo così bello di presentazione, che se avete avuto i DVD della Disney sapete che c'erano stati molti spot per presentarlo, che questo Stitch entrava in classici Disney vari per rovinarli, diciamo, perché doveva essere un personaggio un po' così, un po' birichino. Il problema è che in Lilo e Stitch c'è una noia di nuovo per colpa di Lilo, che non dico che proprio i livelli di Alice come insopportabilità, però secondo me Lilo lo trattiene troppo. Infatti i sequel sono migliori, perché hanno dato più peso alla storia di Stitch, diciamo, e quindi sono più interessanti e intrattengono molto meglio del primo Lilo e Stitch, che non dico proprio da buttare proprio come film, ma poteva essere migliore avendo Stitch come personaggio. Arriviamo al mio classico preferito, che è il Pianeta del Tesoro. Purtroppo il Pianeta del Tesoro, come cosa fate l'orso che vedremo dopo, è stato un flop. Poi la gente si stupisce perché la Disney non osa tanto, e ma per forza, perché le poche volte che osa, se non ha riscontri economici, non osa più. Ma chiunque farebbe così. Io non capisco la gente perché non piaccia Pianeta del Tesoro, perché non aveva le canzoncine, perché è un'opera molto molto matura. Cosa fate l'orso molto di più. Già solo l'idea di Isola del Tesoro, fantasy, e trasformare tutto in fantasy, quindi il tesoro che è in un pianeta, Long John Silver che è mezzo cyborg, cioè geniale, lo sperduto nell'isola che è un robot, giustamente, rimanendo in tema, in questo film c'è una canzone sola che è di Max Pezzali, giustamente, che riassume il film, ma soprattutto riassume Long John Silver, che al deserto dentro non vuole che qualcosa fiorisca in te, ed è la descrizione perfetta di Long John Silver, perché Long John Silver non è il cattivo, è un poveraccio, se vogliamo, un ladruncolo da quattro soldi, che poteva essere benissimo Aladdin, che purtroppo si è schierato dalla parte dei cattivi, ma non è un cattivo. L'unico cattivo, secondo me, a parte la Shurma, è soprattutto il granchio, che è proprio un pezzo di merda, che addirittura fa cadere in un buco nero l'ammiraglio, così da affossare ancora di più Jim. E poi Jim mi rappresenta in tutto per tutto, e a maggior ragione Pianeta del Tesoro è il mio classico Disney preferito, e non capisco come faccia non piacere. Come non capisco come non faccia piacere Cora Fratello Orso, ma cazzo, è fighissimo. Per la prima volta non c'è un cattivo vero e proprio. Questo classico, il cattivo più che altro è la figura del cacciatore. In realtà si basa sugli sia di Kinai, perché se Kinai avesse legato bene cesta col pesce, il pesce non sarebbe caduto, la madre orsa non si sarebbe nutrita, Kinai non sarebbe andata ad ucciderla, e tutta la trama, effettivamente, tutta colpa di Kinai. E per quanto la Disney si sforzi in tutti i modi di renderlo comico, dei due ritardati come Fiocco e Rocco cercano di alleggerirlo, però è veramente pesante. Mi è stupito in positivo di quanta maturità ci fosse in un solo classico, che Kinai capisce sentendo la storia di Koda dal punto di vista di un orso, si vede proprio come cambi il punto di vista, perché mentre Kinai ha ricevuto erroneamente, perché poi senza neanche pensarci, un orso minaccioso, ma se non ero poi gli orsi sono abbastanza per i cazzi loro, cioè se non vengono provocati stanno per i cazzi loro, sempre se sono sazi, ovviamente, perché se hanno fame sono anche attaccati, ma fondamentalmente sono tranquilli. Però Kinai ovviamente è arrivato con la lancia, e Koda spiegava che ha detto semplicemente alla madre vattene via, e semplicemente si è fatta grossa, perché gli animali si fa così, cioè si finge più grossa, e giustamente però Kinai non aveva capito, perché non capiva gli animali da umano, e quindi giustamente si è sentito in pericolo, e quindi ha poi tirato in ballo i suoi fratelli, uno è pure morto, e quindi capisce che è tutta colpa di Kinai. Almeno se non fosse andato a recuperare pesce, perché se l'è mangiato un orso, cosa recuperi che se l'è mangiato un orso non si sa, però è andato lo stesso e ha fatto nascere tutto quello che è successo. E poi giustamente Dinai, il fratello, dopo che gli è morto per la seconda volta un fratello per colpa di un orso, giustamente si è incazzato e quindi gli insegue, perché
una versione abbastanza normale per poi capire tutto. Il sequel, adesso parliamo del sequel, perché io non l'ho capito, perché cosa a caso, perché almeno in Euronego si parla di Zira, che non è mai stata nominata, e ci può anche stare, perché magari Scar non mi sembra un romanticone, quindi giustamente non c'è dato peso. Però la protagonista che si vede nel Godfather Oso 2 viene raccontata già dall'inizio come la best friend forever, quasi fidanzata di Kinai, e quindi una persona così importante mi sembra un po' strano che non abbia inciso per niente. Va bene che si sono parati un po' il culo dicendo no guarda ci siamo separati da piccoli, e quindi ma Kinai non si è dimenticata della sua best friend forever? Non ci sto credendo mai nella vita. Arriviamo a Mucca la riscossa. Giustamente ci voleva un altro cartone con la comicità delle Folie dell'Imperatore, e forse l'ho apprezzato un po' di più perché c'era una storia un po' più sensata, diciamo, per quanto sia sensato che delle mucche salvino un ranch. Però è geniale comunque, la storia mi è piaciuta molto, ci sono delle gag un po' forzate, quasi da cinepanettone. La Disney non ha capito che anche se fai un film comico non è che in ogni secondo bisogna ridere, non funziona così. E mi è piaciuto molto ovviamente lo zio Slim, ovviamente è stupendo come cattivo, che quando poi viene legato, che sembra che per lui sia spacciato, anche in questa posizione da legato canta lo yodel divinamente e ipnotizza tutte le mucche tranne una delle tre. E poi la Disney dopo i dinosauri ci riprova e fa Chick e Little con la computer grafica. Chick e Little per me è un buon cartone, aveva gli ingredienti per essere un buon cartone, ma non è diventato un buon cartone. Ma scusami, è un po' nella fantascienza, ma è geniale, ma cosa è andato storto? Perché anch'io l'ho visto, non è tutto sto schifo che dicono, però poteva essere molto meglio, perché un po' nello spazio è un'idea molto valida secondo me per un cartone. E i Robinson è anche una bella storia. Il problema è che il cattivo di per sé è stupido, che agisce semplicemente come vendetta perché da piccolo non dormiva bene e quindi poi l'hanno maltrattato perché per colpa sua hanno perso la partita di baseball, e quindi dici per fortuna che sono riusciti a incastrare bene questa cosa, perché almeno ci hanno fatto tenere col fiato sospeso, tra molte virgolette, il motivo per cui agiva così. Più che altro mi ha affascinato molto di più il cappello meccanico e tutto il suo background che poi viene spiegato, quello era più interessante. A parte quello che ho detto, il problema principale però era che per buona parte del film vengono presentati a caso, senza contesto, tutta la famiglia Stramba. Non è che ci sono varie situazioni e quindi in base a quello che succede ogni membro si capisce con la sua stranezza, no, proprio questo ragazzo spaesato incontra uno per uno tutti i membri e quindi per presentarsi fanno le loro stranezze. Ma cos'è sta roba? È una segna di personaggi strambi? Sto vedendo un cartone, mettimi la trama, non dei personaggi e basta. Una raccolta di personaggi così non va bene secondo me per un cartone. Però per il resto è anche carino, se non fosse che per la maggior parte del film ci sono personaggi e basta. Poi arriviamo a Bolt, e Bolt anche qua, come anche è stato criticato da tutti, parla di un cane che semplicemente recitando parte in cui salva le vite si sente anche lui super figo, poi quando si tratta di salvare la vita a una persona vera ci mette le palle e ci riesce. Tra mille peripezie, ditemi voi, dopo questi classici interessanti, se Bolt possa avere qualcosa di interessante. E adesso arriviamo alla principessa del Ranocchio, e di nuovo un cartone che lascia il tempo che trova, che addirittura il cattivo cerca di imitare Jafar, ma proprio non volevano farci il copia incolla. Ma arriviamo a Rapunzel, che almeno Rapunzel è un po' più innovativo ed è forse il primo in cui la Disney cerca di prendersi in giro, perché mentre prima si presentavano delle principesse come Pocahontas e Mulan che dimostravano invece delle donne coraggiose con delle palle cubiche, invece Rapunzel non si presenta in questo modo, è una principessa ma che ribalta il tema delle principesse. Era meglio si presentasse con delle palle cubiche, però va bene anche che questa principessa parodizzi un po' l'ideale delle principesse, che almeno vediamo qualcosa di diverso, più simpatico, soprattutto perché Rapunzel riesce a trasformare una padella in un'arma di distruzione di massa. Mi spiace un pochino per la morte di merda della madrina di Rapunzel, che semplicemente spaventata dal fatto che Rapunzel si taglia i capelli, lei si spaventa per qualche motivo, inizia ad avere dei tic improvvisi, poi inciampa nei capelli e cade dalla torre e muore malissimo. A un certo punto hanno detto in quel momento deve morire, in qualche modo dovete farla morire, e quindi è morta così malamente in un modo un po' improbabile. E poi arriviamo a Ralph Spaccatutto, comprando delle licenze in modo tale da mettere come easter egg dei vari videogiochi per attirare ancora di più il pubblico. Era interessante vedere come un Ralph Spaccatutto, che mi ricordava vagamente Aldo Cotechino, di nuovo un tema trito e ritrito della Disney, del personaggio principale che non viene mai cagato da nessuno, moda partita da Dumbo, però mi è piaciuto in chiave videoludica, che quindi parla appunto per ricevere la sua medaglia e di valorizzarsi il personaggio
personaggio, cambi di ritorno a videogioco e ci sono tutte queste avventure. Ciò che non mi è piaciuto più che altro è il sequel, perché bella la scena delle principesse, bella la rappresentazione di internet, va tutto bene. Il problema però è Ralph, che minchia, è il personaggio principale, e quindi giustamente non è un dettaglio questo, cazzo, perché me l'hanno rovinato. Perché nel 2 Ralph si è riassunto in: se non sto con Vanellope muoio, mi taglio le vene. Cosa che nel primo non era così semplice la personalità di Ralph, se vi ricordate. C'era qualcosa di più di dipendo da Vanellope, Vanellope la mia vita. Era qualcosa di più, secondo me.